di gregario che non è il mio forte, però ci provo. Abbiamo delle fotocopie tra il pubblico che sicuramente Franco ha distribuito. Izoi, sì. Parliamo di La vita delle nostre radici. Izoi è una, mi permetto di aggiungere, che è una canzone scritta, musicata da Mimmo Nucera Milinari di Galigionò, un carissimo amico che saluto. Quindi se mi aiutate la cantiamo insieme, io. Va bene? Ci tengo a dire questo, poi eseguiremo un'altra e l'amo quando e un'altra ancora, quelle che Tosca riterrà. Izoi enemicri e la capimu te godo sono zi. Izoi enemicri, la vita è breve e la capimu, vieni amore mio, te godo sono zi, che non posso vivere senza di te. Cioè, tutte le canzoni, poi vedremo pure l'amo quando alla fine, vabbè, le ultime due righe poi ve le dirò quando le eseguiremo. Cioè, praticamente sono canzoni, sono poesie, che sono magari dal punto di vista morfosintattico, lessicale, sono molto semplici,
ma come dire, esprimono un sentimento veramente, credo, molto, molto profondo. Ok, quindi, prego. Un omaggio appunto adesso. Alla sua scelta, alla sua scelta. Qui vado orgoglioso per l'appartenenza. Figlio da Salmonti.
adesso, prima di cedere la parola all'autore, al nostro carissimo amico Bruno, volevo, se si vuole avvicinare a Roberto La Ruffa, l'editore, per un saluto, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo ancora una volta, perché noi nel nostro bookshop utilizziamo i suoi libri. Lo ringrazio doppiamente perché egli fa un'opera meritoria, perché tra l'altro che si sposa perfettamente con la nostra linea. Noi siamo qui per la anche riscoperta delle nostre radici e storiche culturali, e molto spazio l'editore credo dedichi anche a questa tematica. Prego. Grazie Franco, quindi approfitto per collegarmi a quello che hai detto, perché fare questo mestiere in Calabria non è facile, vendere libri non è facile, però se si ama questa terra e si crede delle potenzialità di valorizzarla, e allora si va avanti e si continuerà a fare questo mestiere con amore, con passione, con la voglia di prima di dare, ancora prima di ricevere, perché per valorizzare la Calabria e per lavorare con la Calabria e in Calabria bisogna prima sentirsi di dare. Abbiamo visto in tanti anni, anche di malgoverno, se vogliamo, tanti predoni della cultura che sono venuti qui con l'intento di valorizzare la Calabria. Hanno detto che la Calabria va valorizzata, va divulgata, va promossa. Hanno preso tanti bei soldini e non li abbiamo più visti. Gente di qua, calabresi, ma anche di fuori. La colpa sicuramente è di chi ha governato, non tutti per carità, però è facile così fare gli editori, è facile così dire che siamo la Calabria. La Calabria bisogna viverla e, ripeto, bisogna prima dare. E poi i risultati arrivano e le soddisfazioni, non solo economiche, arrivano. E questo libro ne è un esempio, perché io ancora prima che editore di Bruno Palamara, mi sento di essere qui come amico di Bruno Palamara, perché da questo libro, da quelli precedenti, ci siamo sintonizzati, perché lui, la sua nostalgia del paese natio, che doveva trasmettere, doveva far conoscere, e la nostra voglia di valorizzare, di tramandare, di salvaguardare quella che è la nostra storia. E questo paese, questi due paesi, hanno una storia più sconosciuta. Se gli africesi di oggi, che mi ha spiegato Bruno, gli africesi sono i nativi di Africo Nuovo, sapranno qualcosa degli africoti, lui ha un gran merito in tal senso. E tra quello che ho ricevuto da questo libro, e mi auguro di ricevere ancora tanto, ma ho ricevuto soprattutto il rapporto umano con Bruno e con altri amici che poi ho conosciuto grazie a lui, e mi sento privilegiato perché mi sono trovato assieme a lui a ritornare al suo paese, a Casalnuovo, dopo non so quanti anni che non ci tornava, era bambino, e siamo andati assieme, io, lui e altri amici che sono qui in sala questa sera, l'anno scorso, un'esperienza indimenticabile, ripetuta per una seconda volta, mi auguro, magari per una terza da qui a qualche settimana. Quindi valorizzare la nostra terra vuol dire tirare fuori questi aspetti. Diceva prima il comandante Sframelli poco fa che questo libro non parla di 'ndrangheta, ecco, un Africa dove non si parla di 'ndrangheta. E questi, i nostri libri, i libri della Ruffa Editore, non parleranno mai di 'ndrangheta, se non come una 'ndrangheta negativa che va combattuta e sconfitta. L'anno scorso di questi tempi un amico mi fece notare, scendendo all'aeroporto internazionale, l'unico aeroporto internazionale che abbiamo, una bella vetrina di pubblicazioni esposte al pubblico, ai turisti che venivano in Calabria, tutte a parlare di 'ndrangheta e di tutta di malavita organizzata. Quindi è un biglietto da visita che forse vende di più sicuramente. Anche un libraio mi potrebbe dire, un rivenditore, ma sto libro, l'Africo, che cos'è? Meglio sull'Africo di 'ndrangheta non c'è niente, sulla 'ndrangheta, sulla malavita non ci abbiamo niente, sulle famiglie, cioè. Quindi vuol dire che è difficile tirare fuori gli aspetti positivi, ma se non lo fa qualcuno non lo faremo mai. Quindi continueremo su questa linea, su questa filosofia. Mi auguro ancora di fare molto con Bruno. Lo ringrazio
gli altri relatori, i musicisti, il circolo, l'associazione Archeoderi, e spero di essere ancora qui a fare qualcos'altro assieme a voi. Grazie ancora. Grazie, grazie. Niente, adesso dovremmo cedere la parola a Bruno. Io volevo dire solo, aggiungere una cosa a quella che ha detto Roberto La Ruppa. Io credo che allora il libro di Bruno è un unicum. Un unicum perché ha scritto su Africa e Casalnuovo di tutto e di più. Ha scritto di tutto e di più, è un unicum. È un'opera meravigliosa, veramente. È un'opera magnifica. E quindi questo credo, e soprattutto credo che emerga prepotentemente un aspetto. La dignità di questa gente. La dignità di se vogliamo di due popolazioni, considerando che c'è l'ipotesi che abbiano anche radici diverse, ma non ha importanza, fanno parte, sono tutti cittadini, siamo tutti cittadini del mondo. Quindi questo è un atto d'amore di Bruno nei confronti di Africa e di Casalinuovo, in cui emerge, quindi per la gente del luogo e per tutto il territorio, in cui emerge prepotentemente un aspetto, che è quello della dignità della gente che non ha mai perso la speranza quando era in una fase in cui rischiava di perdere anche quella. Quindi complimenti davvero Bruno, adesso ti cedo la parola, e dopodiché vi ricordo che c'è un rinfresco alla fine, per cortesia dobbiamo consumarlo, quindi aspettate per favore, per cortesia, dopodiché, dopo delle conclusioni di Bruno, chiaramente se qualcuno vorrà fare qualche domanda la farà, faremo l'ulteriore intermezzo con i nostri bravissimi artisti e poi alla fine c'è una canzone in greco calabro, che una poesia che poi tramutata in canzone, è la Mukwandà, il canto per eccellenza, che vi inviteremo ad eseguire assieme a noi, assieme a lei, soprattutto a Tosca e al maestro Gianni, e assieme a noi altri che siamo un pochettino stonati, ma non fa niente, tanto non ci devono dare il voto. D'accordo? Bruno, adesso cedo la parola volontarissimamente a te, che ci hai voluto onorare con questo bellissimo ed interessantissimo libro. Prego. Io vorrei ringraziare tutti voi personalmente e anche nominalmente, e lo aiuto per non perdere altro tempo. Innanzitutto volevo rispondere al luogotenente Sframeri dicendo che, per non parlare di 'Ndrangheta in questo libro, ho dovuto sudare le 7 camicie e ho dovuto decidere in maniera perentoria, perché c'è stato pure qualcuno che mi aveva detto: se vuoi vendere libri devi parlare di 'Ndrangheta. Io non ho voluto fortissimamente, perché non è nella mia natura come dire andare alla ricerca di del denaro così, ma perché quello era una mia passione, quella di scrivere e di voler dare un contributo alla rinascita di un popolo che, di cui mi onoro di farne parte. Ci sono stati periodi anche in cui essere africoti era un neo della propria vita, però con l'impegno e con il comportamento ho cercato sempre di onorare l'appartenenza. E a proposito di questa dell'appartenenza, io voglio leggere una frase che ha detto proprio l'amico Gianni Favasuli in una sua presentazione di un libro. Ogni uomo dovrebbe essere fiero della propria appartenenza ad un gruppo etnico assurto alla dignità di popolo, ed ogni popolo con altrettanta fierezza dovrebbe difendere la propria identità culturale, affinché di essa alle generazioni venture rimanga indelebile orma nei manufatti, nelle tradizioni, nella poesia, nella musica e nel canto. E io sono orgoglioso di Africa, e per Africa ho proprio dedicato parte della mia vita, e l'ho fatto scrivendo due libri, perché ho voluto completare l'iter. Diciamo che prima ho descritto la storia la storia di Africa e di Casalnuovo, però non contento di questo mi mancavano i personaggi che dovevano rappresentarlo,
E allora mi sono dedicato alla ricerca di questi personaggi che hanno dato un contributo alla storia di Africa. E sono venuti fuori personaggi di vario tipo. Ho parlato del banditore di cui parlava l'amico De Angelis, però ho parlato anche di altri che si sono fatti largo in ogni campo. Infatti a me preme proprio dire questo, che Africa è partito un po' in handicap nella storia di questo territorio, perché dopo l'alluvione ha dovuto partire proprio da zero, e con forza, con volontà, con un comportamento con alti e bassi è arrivato ad essere un comune normale, perché prima veniva considerato il comune come un punto rosso nella geografia di questo territorio. E oggi gli africesi, non parlo di africoti, ma parlo di africesi, perché nel termine africesi, e mi riferisco a quello che aveva detto Franco, io includo i due paesi, perché dicendo africoti si intende nella nostra memoria gli abitanti di Africa Vecchio. E quindi gli africesi sono anche quelli che sono nati ad Africa Nuovo dall'incrocio di tutti e due, insomma. Ecco, quindi il vero africese è proprio quello, perché include Africa e Casalnuovo. Io ora mi attenderei qualche domanda dal pubblico, così insomma facciamo un po' di ping pong. Qualche domanda, se no la possiamo fare pure noi. Una sì, Ligora. Allora ti ringrazio soprattutto per il lavoro che hai fatto, e sinceramente posso sedermi perché sono stanco pure io. Hai fatto un ottimo lavoro, ci siamo parlati telefonicamente tante volte, quindi la tua opera la conosco, ma questo non te l'ho detto mai. Ti devo ringraziare soprattutto perché ai tempi del liceo, ho frequentato Locri, mi ricordo che si parlava dei locresi, no? L'anfiteatro, l'origine. Io mi sono chiesto, noi abitavamo ad Africa Nuovo, no? Ma da dove veniamo? Chi siamo? Abbiamo una storia? Abbiamo un'identità? Ecco, tu sei riuscito a darmi tante risposte. Ecco perché ti ringrazio. Altro non aggiungo, perché c'è da parlare moltissimo, e quindi lascio la parola a qualcun altro se vuole intervenire. Grazie. Ecco, volevo dire, il ringraziamento di cui sopra, la gratitudine di cui sopra, io sono uno dei tanti. Ok, ciao. Io invece voglio ringraziare Bruno, perché ha fatto cambiare opinione su Africa. E finalmente, non si dice un africoto brutale, ma si dice un africoto un po' più delicato. E perché tu hai presentato tutta la tua delicatezza che hai espresso in queste pagine. So veramente chi sei, ho visto il lavoro che hai fatto, ma innanzitutto hai, insieme a Gioacchino ed altri, avete creato un precedente pericoloso per l'Africoti, perché ora tutti diventeranno scrittori o poeti, e che sarebbe anche ora che succedesse, che ma santi ci vuole un po' più. Intanto sarei molto felice che prendessero la via, i giovani prendessero la via della poesia, la via della lettura, della scrittura. Certo, una volta mancavano i termini di paragone, adesso ce li hanno gli emuli. E io sono sicuro, conoscendo anche gli africesi, che molti lo faranno. Infatti vedo anche nel giornale in cui scrivi anche tu, che ci sono dei giovani che si danno da fare e che
ho visto proprio il passaggio dal primo articoletto di qualche tempo fa a delle ricerche scientifiche vere e proprie, in cui cambiano anche la loro, scrivendo, cambiano la mentalità, si occupano sempre di argomenti più profondi, più scientifici, e anche lo stile è migliorato parecchio, no? E quindi siete un esempio. Ora, su Africa purtroppo non si sa niente, non conosciamo l'origine. Sarà uno dei tanti popoli preistorici rimasti in situ? Non lo sappiamo. Sarà, come si dice, un popolo venuto dall'Africa, anche se molte cose lo farebbero pensare. Nelle ricerche dell'amico comune Carmine Laganà, sappiamo che però Casalinuovo è quasi sicuramente albanese e non si sono mai integrati. Dai documenti che ha trovato, che dovrà pubblicare ora, adesso pubblicherà. Sì, però anche nella, forse che tu ancora non l'hai letto, parla della cronaca di questo popolo famoso per la sua litigiosità, e non parla della Pricoti, parla di Casalinovisi. Dice, come tutti gli albanesi fanno di questo, perché riconoscono nel 1500, nel 1600 e anche dopo le comunità albanese come altamente litigiose. E qui io non so, non c'ero e non so. Bruno, io ti dico grazie a nome di tutti i confinanti, perché ora ci renderai dei vicini migliori. Grazie a te. Io vorrei terminare questo con un pezzetto. Vorrei terminare con queste, solo un minuto, perché per me è importante, per dare importanza a tutto quel lavoro che hanno fatto i miei coetanei, quelli prima di me. Gli anni posti all'Unione sono anni difficili, fatti di incomprensioni, pregiudizi e comuni differenze. La ricostruzione fisica e morale in Marina è stata lenta, anche se continua, ma col tempo gli africoti che odiano il mare, come beffardemente li definì Corrado Staiano in un suo libro dell'81, riescono ad emergere dal triste grigiore in cui il paese era stato abbandonato e a pervenire ad una condizione socio-economica onorevole, mettendo i propri figli nella condizione di poter raggiungere grandi obiettivi nei più svariati campi della società. Ed oggi infatti l'africese, lasciandosi alle spalle antichi stereotipi, pregiudizi che in passato lo hanno in qualche modo penalizzato anche nei rapporti interpersonali, si fa apprezzare in ogni campo del sapere, dal sanitario all'amministrativo, dal giudiziario al campo educativo, dal volontariato al campo letterario, con poeti e scrittori di respiro non solo regionale. E di questo ne abbiamo testimonianza anche fisica, sia tra il pubblico che in questo parco. Termino questo mio intervento ringraziando tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa non facile ricerca. Un libro non è mai perfetto, di possibili errori o di incolpevoli dimenticanze ci si accorge solo a pubblicazione avvenuta, perché un libro è come una casa. Per renderla perfetta bisognerebbe costruirla due volte. Io intanto, per ora, vi auguro una buona lettura. Grazie. Ok, bravissimo. Complimenti ancora a Bruno. E niente, adesso cediamo i microfoni ai nostri artisti. Il titolo lo diranno loro se vogliono, ma penso che siano due canzoni famosissime. È un omaggio. Prego. Come ammoniva Corrado Alvaro, non bisogna versare lacrime, ma bisogna trarre incennate il maggior numero di memorie. Tanta
sia corretto soddisfare, diciamo, questa emozione. Prego, prego, professore. Sì. Bugno di Cellette abbarbicato alla roccia e metto alla collina, perduto fra valle aspromontane, caratteristico come paesaggio, ma in realtà crogiolo di miseria, ignoranza, di superstizione. Senza strada né luce, senza giornale, la tua gente raggiunse per generazioni, raggiunse il treno a piedi e vide il mare attraverso gli occhi lucidi dell'emigrante e del soldato. Senza medici nel medicinale, i tuoi figli nascevano come piccoli bestioli nei catoni. Senza stirpe illustre, senza una rocca antica, senza un figlio eroe, santo, poeta, che ti desse lustro, restava anonimo nel libro della storia. Ma non allo Stato, a te distante casa straniera, che ti raggiungeva attraverso la gente delle tasse, la cartolina di precetto, il carabiniere. A liberarti dall'ingiustizia storica subita, provvidenziale giunto nell'alluvione, che sciogliendo la creta e la caligine dei muri ti ridusse un mucchio di pietrame. Ora sorge bene, arriva al mare, dove passa il treno, arrivano i giornali. E dalle case linde, pulite, dove entra il sole, il libro, la cultura, ed escono tanti giovani con diploma e laureati. Siamo con l'autore Bruno Palamara del libro Africo dalle origini ai nostri giorni, nuova edizione La Ruffa Editore, un libro avvincente, determinato, che è volto sulla resistenza del popolo, ecco, degli abitanti di Africa, ed è molto bella la frase che lei ha scritto: prima di conoscere la propria storia bisogna conoscere, ecco, le proprie origini. Sì, perché l'uomo è figlio del proprio passato, per cui bisogna conoscere prima il passato, la storia dei propri avi, e poi mettersi in gioco nella vita attuale. E quindi ho pensato che sarebbe interessante far conoscere alle nuove generazioni quello che era successo precedentemente, la storia dei propri avi. E quindi sono partito dall'inizio, da quando proprio da questo sito è partita la popolazione per non soccombere davanti agli stranieri, diciamo, e quindi si è messa in cammino per le montagne, e parte di questa popolazione di Delia si è fermata a Bova, parte è oltrepassata, è andata a costruire quel paese che poi venne chiamato Delia Nova,
e parte di questa popolazione si fermò proprio in una posizione che oggi diremmo assurda per costruire un paese, però si è fermata proprio in quel luogo dove è nato Africa Lake. Molti studiosi hanno scritto su Africa e molti dei quali hanno sottolineato anche una valenza araba per quanto riguarda anche lo studio dei cognomi. Sì, sì, perché dallo studio dei cognomi si può vedere da dove può derivare un popolo, e il fatto che ad Africa ci siano, diciamo, cognomi di derivazione prettamente araba, come Modafferi, che significa vittorioso, Morabito, che significa uomo pio, e tanti altri, e questo denota una derivazione prettamente araba. E il libro mostra Africa in una maniera nuova, molto accattivante, originale, ma allo stesso tempo c'è uno studio scientifico dei dati. Sì, perché ho voluto erigermi diciamo, oggettivamente, perché la storia può appassionare, però lo storico deve essere al di sopra delle parti, per cui ho dovuto documentarmi proprio su tutto, e quindi spero che questo lavoro abbia proprio successo per la oggettività e per la scientificità del prodotto. Grazie. Salve.